quando c'erano fuori, quando c'erano? Tre migranti fermati e denunciati, costretti a rinunciare all'asilo politico e ad andare via. Parlano di loro Rachida Lebrac e Irene Trocino davanti alla questura di Crotone. Sanno che la polizia sta indagando. Meglio comunicare via mail, i telefoni potrebbero essere intercettati, dice l'avvocata alla straniera. Anche intercettazioni ambientali come questa hanno permesso di scoprire quella che era diventata una vera e propria agenzia di servizio con due ramificazioni locali. Gestivano le richieste di asilo e con l'aiuto, scoprono gli inquirenti, di poliziotti infedeli, mediatori, impiegati della prefettura e avvocati. Insospettabili a servizio delle bande che facevano affari con l'immigrazione clandestina. La base operativa era la città di Crotone, con ramificazioni sul territorio nazionale e con la possibilità poi di ottenere una serie di permessi di soggiorno per motivi di protezione umanitaria e poter permanere nello Stato italiano o anche nei paesi della Unione Europea. In carcere sono finite 15 persone, 9 sono ai domiciliari. Una vicenda, ha evidenziato il procuratore Capoccia, che svela un deficit di legalità sul territorio. Se ci fosse più attenzione, più denuncia, anche denuncia di malcostume, che non deve per forza arrivare al reato, forse tutti insieme un maggior livello di legalità potremmo ottenere.